diabete e alimentazione. Sì, ricordiamo che il diabete oggi è una delle malattie più diffuse e dipende in gran parte dallo stile di vita, dove l'alimentazione gioca un ruolo importantissimo. Oggi come frequenza si parla del 7-8% e questo vuol dire una delle malattie più diffuse ed è una malattia cronica che dura tutta la vita, dove quindi l'alimentazione gioca un ruolo veramente importante. Qual è l'iniziativa vostra? L'iniziativa è quella di creare e mettere a disposizione delle persone con diabete un portale. Oggi la tecnologia è una parte molto importante, molte persone si rivolgono a internet per recuperare delle informazioni, il problema è che queste informazioni siano corrette e certificate. Quindi le due società, l'Associazione Medici Diabetologi e l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, sono garanti delle informazioni che contiene il portale. Inoltre il portale ha una parte interattiva, vuole interagire con la persona col diabete, ci sono due sezioni, uno chiedi all'esperto, quindi potranno chiedere, fare delle domande a cui verrà data una risposta, e l'altra è le ricette della community, uno scambio di ricette, ogni persona potrà presentare una propria ricetta e queste ricette saranno valutate da degli esperti e una volta al mese la ricetta migliore verrà premiata, quindi un'interazione anche molto molto positiva tra il sito e la persona col diabete. La terapia medica nutrizionale, come viene identificata la nutrizione adeguata e giusta per il paziente diabetico, è quel cardine della terapia del diabete per consentirgli un miglior controllo del glicometabolico, del metabolismo, e prevenire le complicanze croniche del diabete. Quindi è un aspetto fondamentale, cardine della terapia del diabete mellito. Avete fatto un'app, che cos'è? L'app è praticamente l'aspetto pratico, concreto, che può permettere al paziente diabetico di come gestire consapevolmente l'alimentazione, la sua alimentazione durante la giornata. Praticamente nell'app vengono caricati i propri dati, in questo caricamento dei propri dati antropometrici e delle proprie, soprattutto della propria attività fisica, dall'attività fisica che si svolge praticamente durante la giornata, che rappresenta quel dispendio di energia che uno dovrebbe assolutamente implementare e applicare, praticamente con questi calcoli c'è il calcolo del fabbisogno calorico. Da qui parte che c'è tutto un software, tutto un programma nel quale il paziente decide giorno per giorno, momento per momento della giornata, cosa mangiare, sia dall'alimento sia piatti o precostituiti o che lui stesso formula, il quale programma gli svolge quante calorie, quanti carboidrati, quanti grassi saturi, insaturi, quante proteine sta mangiando, e da lì chiaramente poi si rende conto di quanti alimenti può ancora assumere, di che le caratteristiche degli alimenti che può ancora assumere. Quindi è un utilissimo strumento per avere la consapevolezza del paziente diabetico di quello che sta mangiando e che cosa può mangiare durante il resto della giornata. Il diabetico e questa nuova istituzione, quali sono i rapporti e quali vantaggi, se ci sono? Allora, i vantaggi del progetto La Dolce Vita sono molteplici, perché la persona con diabete finalmente diventa protagonista, cioè attraverso l'applicazione, attraverso il portale può verificare quali sono i contenuti calorici e l'indice glicemico dei vari alimenti e soprattutto quelle che sono le tavole di scambio tra un alimento e l'altro, quindi non più la dieta come un rigido dettame che deve essere seguito sempre, ma la dieta come equilibrio tra cibi diversi in quantità diverse. Quindi una fantasia mirata? Sì, direi di sì, perché si sentiva l'esigenza in qualche modo di non rinunciare a quelli che sono gli elementi tipo i gelati oppure i dolci, ma contemplarli in un regime dietetico in minima parte, in minimissima parte, è una tantum, talvolta è possibile. Se ci sono delle tabelle che ti danno delle indicazioni certificate, come in questo caso il sito è certificato, e all'occorrenza c'è un medico che ti risponde avendo dei dubbi, questo credo sia un obiettivo di primaria importanza. Qual è il progetto della Merck Sharp Dohme?
Ma il progetto è iniziato nel 2008, è iniziato con una prima pubblicazione per sensibilizzare le persone sulle problematiche afferenti il diabete, quindi noi abbiamo iniziato con un'attività editoriale con circa 40.000 libri per quella che era una corretta educazione alimentare delle persone con diabete. E successivamente nel 2011 abbiamo fatto una virata da una versione cartacea a un DVD e quest'anno invece nel 2014 lanciamo una versione digitale che si compone di due parti, da un lato un vero e proprio portale e dall'altro invece un'app che può seguire la persona con diabete costantemente durante tutta la giornata. È un'iniziativa che ha una duplice veste per MSD Italia: da un lato quella della responsabilità sociale d'impresa, perché noi riteniamo che sia dovere anche delle aziende private quello di contribuire ad attività di educazione e di formazione, soprattutto in patologie di così grande rilevanza sociale, e anche l'altro pilastro per MSD Italia, che è quella dell'innovazione, quindi offrire dei servizi innovativi, non solo i prodotti farmaceutici, servizi innovativi alla classe medica e ai pazienti.